Per l'energia rinnovabile attraverso una comunità energetica, la proposta parte dal Consorzio degli imprenditori del Matese attraverso un convegno che si è tenuto ieri nell'aula gremita della sede CIM di Alife. Tanti gli imprenditori presenti ed interessati fortemente al tema. Al tavolo dei lavori, moderati da Angelo Milo, sedevano i massimi esperti del settore, dove sono emerse soluzioni e proposte da mettere in campo per poter realizzare l'importante progetto. A margine dei lavori abbiamo sentito l'amministratore della Tecnosud Energie, Brunello Sant'Agata. Che cos'è la comunità energetica? La comunità energetica è un servizio che è dato da un consumer e un produttore, che serve a dare aiuto anche a tutti i consumatori, sia privati che, diciamo, privati come aziende. Quindi diciamo sia l'imprenditore che il comune cittadino. Il comune cittadino. Sia chi investe su un impianto fotovoltaico, perché poi sulla vendita riceve un contributo dal GSE, che è pari a circa 11-12 centesimi, più la vendita dell'energia. Quanto è importante una comunità energetica, diciamo, nel contesto imprenditoriale? Incide più del 40% sul risparmio energetico dell'azienda. Poi è stata la volta del presidente del Consorzio Imprenditori del Matese, Luigi Melillo, che tiene e crede fortemente nel progetto. Presidente, allora, la finalità dell'incontro di questa sera. Buonasera. La finalità di questa riunione è abbastanza importante, perché il sistema energetico è una delle problematiche più grosse a livello nazionale, e specialmente nel nostro territorio di Alife, area industriale, dove c'è una notevole mancanza di energia. Infatti oggi le aziende che hanno necessità di insediarsi in questa zona hanno problematiche di energia. La comunità energetica è una cosa che sta nascendo adesso a livello nazionale, ci può permettere di avere delle grosse economie nel momento in cui si fa sinergia con tutta la produzione che si potrebbe realizzare nel nostro territorio. Quindi diciamo non a caso è stato il Consorzio delle Imprese del Matese a volere questo incontro. Eh sì, diciamo che è una finalità che oltre per gli enti pubblici, fondamentalmente per le aziende. Quale potrebbe essere in breve un messaggio agli altri imprenditori? Il primo messaggio che posso dare agli imprenditori è di associarsi a noi in modo da poter avere con il CIM una voce ancora più rilevante nel contesto regionale. E l'altro che praticamente dobbiamo cercare di impegnarci un po' tutti per far rinascere questa nostra piana di Alife, che poi è l'asse industriale del Matese, quindi richiama un po' tutti i comuni della zona. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.